due indicazioni sulle due tematiche principali o più note, che sono quelle del Lungolago e quella della Ticosa, perché vedo anch'io, come voi, che apparentemente non è successo niente da 10 mesi a questa parte. Dovete, beh, giusto però che sappiate che dal primo giorno c'è un lavoro intenso per affrontare in modo serio un problema gravissimo che ha lasciato la nostra città in mezzo al guado e che non poteva essere risolto in 2 giorni. Nella sostanza si è ritenuto importante avere una verifica scientifica sui rischi che poteva determinare la prosecuzione dei lavori così come era stata originariamente prevista, per cui è stato immediatamente ripreso contatto con gli enti di riferimento, in primis con la regione e con l'impresa appaltatrice, per individuare il percorso più opportuno. Ed è stato fatto un lavoro importante di collegamento con tutti i soggetti attivi del territorio, questo sia per questo problema sia per tutti gli altri, cioè tutte le camere di commercio, unioni industriali, sindacati, gli albergatori, cioè si è ripreso contatto con tutte le realtà vive del territorio che erano rimaste un po' escluse dalla vita amministrativa della città negli ultimi anni. Il primo passaggio per affrontare in modo serio il problema del Lungolago è stato quello di condividere un percorso col tavolo per la competitività e lo sviluppo della provincia di Como, che vede seduti attorno a questo tavolo appunto tutte le realtà imprenditoriali, sindacali, gli atenei. Si è ritenuto importante coinvolgere le università locali per valutare la situazione. È stato fatto un primo rendiconto dei risultati di questa prima fase nello scorso mese di novembre, approfondimenti che hanno acclarato l'inopportunità di proseguire su quella strada che poteva avere effetti ulteriormente devastanti sulla città, di individuare, stando nei vincoli dati dalla Regione Lombardia, cioè non era possibile tornare indietro di un passo o vanificare di un passo le opere che erano già state realizzate, individuare un percorso meno invasivo e che potesse essere più compatibile con una corretta valorizzazione del territorio. Da qui è partita la seconda fase, che è tuttora in corso e che sta andando a compimento, di individuare uno studio di fattibilità per concretizzare una variante al progetto. Su questo percorso ci stanno affiancando un gruppo di studiosi che affrontano gli aspetti strutturali, idraulici e geologici, grazie anche al sostegno di un gruppo di albergatori, segno importante, che ha voluto sostenere e finanziare economicamente questi studi, e un'altra equipe di lavoro del Dipartimento di Architettura del Politecnico di Milano che sta configurando la soluzione per l'arredo definitivo del nuovo Lungolago. Sono stati fatti degli ulteriori indagini per evitare di correre rischi lungo questo nuovo percorso. Immagino che ragionevolmente entro fine mese saremo in grado di presentare alla Regione lo studio di fattibilità per poi dar corso all'effettiva variante per poter riaprire il cantiere, speriamo, nel corso del prossimo autunno. Nel frattempo si sono avviate le procedure per poter riaprire quantomeno provvisoriamente il primo lotto, come era accaduto 2 anni fa. Su questo percorso, che è tuttora aperto e che ci auguriamo di riuscire a concretizzare nei prossimi giorni, abbiamo avuto degli inciampi piuttosto gravi e inaspettati e soprattutto inevitabili. Il primo è legato alle elezioni regionali, cioè di fatto c'è stata una chiusura anticipata del mandato regionale, per cui sin dai primi mesi del 2013 in Regione Lombardia avevamo solo interlocutori tecnici, non più interlocutori politici con cui confrontarci, perché di fatto la Giunta operava solo per l'ordinaria amministrazione. Nonostante questo c'era stata data dagli uffici la garanzia che
faticoso percorso di stipula di una convenzione con la regione per liberare le risorse, per superare le difficoltà con l'impresa appaltatrice, sarebbe stata approvata dalla giunta il 28 febbraio. Purtroppo questo non è avvenuto perché la giunta uscente ha demandato a quella entrante e qui i tempi si sono ulteriormente allungati, formazione della nuova giunta, insediamento del consiglio. Di fatto non è stato, adesso tra l'altro il presidente Maroni fa parte dei grandi elettori per cui domani si recherà a Roma, non è ancora stato possibile un incontro con il nuovo presidente e con la nuova giunta. Quindi abbiamo perso ad oggi quasi due mesi secchi per l'impossibilità di avere un'interlocuzione diretta per chiudere un percorso che ormai era chiuso. Speriamo di poterlo fare nei prossimi giorni e comunque di avere, nonostante non ci sia ancora la chiusura di questo accordo, l'assenso dell'impresa appaltatrice ad aprire, cioè a lasciarci intervenire sul primo lotto, nel senso che tutta l'area di cantiere è nella disponibilità dell'impresa. Se l'impresa dice va bene, entrate, usatela provvisoriamente, questo si può fare. Se l'impresa dice no, non ci sta bene, non possiamo farlo. È evidente che andare dall'impresa con in mano i soldi per sanare quelle riserve che avevano esposto negli anni scorsi al Comune avrebbe agevolato molto l'ottenimento di questa condivisione. Questo per ora non è stato possibile, stiamo continuamente lavorando per ottenere questo riscontro. La questione di Cosa è un altro purtroppo probabilmente posto senza fondo, poi dopo c'è eventualmente l'assessore Magatti che sa tutto a menadito di quello che è accaduto in questi mesi. Nella sostanza le preoccupazioni nostre espresse già negli anni passati che le previsioni di costi e di tempi per la bonifica fatti in passato erano un po' ottimistiche, purtroppo avevamo ragione, per cui nel corso dei mesi che si sono susseguiti si è verificato quello che temevamo, cioè che man mano che si scavava e si bonificava uscivano altre zone contaminate, altre zone inquinate, i costi di bonifica sono passati da 600 a 1.200.000, a 1.600.000, a 3 milioni e non è detto che non salgano ulteriormente, e questo per un'amministrazione comunale che l'anno scorso ha potuto fare 5 milioni e mezzo di investimenti, cioè di nuove opere, un'incidenza di 3 milioni solo per la bonifica della Ticosa, potete capire quanto possa incidere. In questo momento dobbiamo ricontrollare, dovremo riuscire all'inizio di maggio a smaltire i cumuli contenenti frammenti di Eternit che sono stoccati in Ticosa, ma dovremo rifare, su richiesta dell'amministrazione provinciale, le verifiche, il nuovo collaudo degli scavi già eseguiti per vedere se c'è amianto da altre parti, per cui le incognite sono tuttora aperte. In caso di rinvenimento di nuovi inquinanti dovrà essere un attimino fatto un ragionamento serio sulla strada da seguire per andare avanti, perché purtroppo in passato, tra l'altro, questo sito l'amministrazione precedente non ha ritenuto di fare richiesta per l'inserimento nei siti contaminati di interesse regionale, che sono oggetto anche di finanziamenti della regione, se sono siti di una certa importanza. Abbiamo fatto quest'anno, ma purtroppo nel frattempo si erano aggiunti molti altri comuni e molte altre aree, per cui siamo in coda, e quindi la possibilità di avere dei finanziamenti e dei sostegni per questo intervento non sono elevatissime. L'ipotesi di un cambiamento radicale sia della raccolta dei rifiuti passando a una raccolta differenziata vera, sia il miglioramento della pulizia e spazzatura delle strade resta uno degli obiettivi che noi ci eravamo dati. Noi avevamo mosso dalle file della minoranza degli indirizzi che hanno dato vita poi a una delibera di giunta che ha attivato poi una procedura di gara. La procedura di gara si è chiusa nell'ottobre scorso con l'individuazione di un vincitore che non è l'attuale gestore ma è una società che è legata al gruppo A2A, si chiama Apricca,
In seguito a questa, diciamo, pubblicazione dell'esito, diciamola in maniera semplificata, i secondi arrivati, cioè l'attuale gestore che è associato nella gara a un'altra società, ha presentato ricorso all'autorità garante per le gare pubbliche. Questa autorità ci ha intimato di non affidare l'appalto se non dopo aver ricevuto il parere, che è arrivato una decina di giorni fa, anzi è arrivato 10 giorni fa. In conseguenza a questo parere, l'ha già accennato il sindaco prima, è stata data la possibilità a noi finalmente di procedere con un affidamento temporaneo per ora a questa società vincitrice. Questa società vincitrice deve presentare una serie di documenti, dopodiché, come ha detto bene il sindaco, dovrebbe avvenire l'affidamento. In realtà questo passaggio non è ancora conclusivo, perché noi siamo sicuri che Econord presenterà ricorso al TAR e avrà tempo 35 giorni dall'affidamento definitivo per fare questo ricorso. Dopodiché il TAR dovrà pronunciarsi sulla probabile richiesta di sospensiva da parte di Econord, ci vorranno ancora un po' di giorni. Noi stimiamo quindi che da quel momento debbano passare circa 50 giorni dall'affidamento definitivo alla conclusione di questo passaggio di ricorso, che ci sarà certamente. Non c'è consiglio di Stato? No. Quando, allora, a quel punto, la società vincitrice, che deve comprare tutto nuovo, deve comprare tutti i mezzi, deve acquisire una flotta intera di far partire gli ordini che ha già pronte, ma giustamente, ovviamente, senza garanzie del fatto che la procedura anche di ricorso possa andare a buon fine, giustamente, cautelativamente si ferma. A questo punto ci vogliono ancora un po' di giorni, quanti? Un mese e mezzo, due mesi per avere questi mezzi, perché ovviamente i mezzi saranno tanti, e quindi mettendo in fila tutti questi giorni noi consideriamo di arrivare sostanzialmente a metà dell'estate. Per poter avviare il nuovo appalto concretamente alla fine dell'estate. Il nuovo appalto prevede che nei primi sei mesi la procedura sia quella che si è usata fino ad oggi, cioè si va avanti con sacco nero e sacco viola. Perché? Perché è necessario fare un lavoro dettagliato e puntiglioso di informazione e di cambiamento dei comportamenti di tutti quanti noi, che coinvolgerà ovviamente l'incontro con i cittadini, le scuole, tutto quello che si può fare. Al termine di sei mesi ci sarà il cambiamento, quindi diciamo con l'estate noi entreremo in questo percorso, che non è soltanto andare finalmente a una raccolta differenziata, ma andare anche verso una città più pulita e uno stile di comportamento di tutti quanti noi che sia più adeguato ai tempi. Questa è, credo, un'operazione che a quel punto vedrà tutti quanti protagonisti. Le prospettive non sono nell'immediato però di una riduzione dei costi, ma ve lo dico subito, sarà un aumento dei costi, motivato da due elementi. Il primo, da una sostanziale e radicale miglioramento e incremento della spazzatura delle strade, che in questo momento è fatta quotidianamente soltanto nel centro storico. Già questo segna un grosso scalino dal punto di vista dei costi. E poi, per quanto riguarda invece la raccolta, lì diventerà importante la presenza di elementi che hanno un costo e di elementi che invece hanno un ritorno per noi, cioè la raccolta porta a porta fatta bene del vetro, della carta, della plastica e di altre componenti che hanno un'attività per noi, significherà tentare di compensare quello che è il costo invece dello smaltimento dell'indifferenziato e tutto ciò che è un costo. Questa è una questione serissima, il cui esito è favorevole o sfavorevole per le nostre tasche, dei cittadini, soltanto in una misura in cui noi staremo e saremo capaci di fare questo lavoro fatto bene. Però certamente noi andremo con questa nuova impresa con la quale abbiamo già avuto dei contatti, anche verso un impegno a promuovere comportamenti per la riduzione del rifiuto.
perché in realtà qui non c'è soltanto il problema del differenziare, ma il costo dello smaltimento. Noi ogni volta che andiamo a comprare qualcosa compriamo anche un rifiuto, lo paghiamo perché è stato prodotto e poi lo paghiamo perché deve essere smaltito, quindi paghiamo due volte. Allora i nostri comportamenti devono progressivamente cambiare, non soltanto per motivazioni ambientali ma anche per motivazioni economiche. Questa è l'impresa che ci aspetta a partire, diciamo, dalla fine dell'estate. Ci vuole un po' di coraggio per questa domanda. Allora, è riferita all'IMU, no? Sì. Allora, l'anno scorso era metà lo Stato, metà i comuni, quest'anno dovrebbe essere solo i comuni. Pertanto chiedo se, per esempio, quelli che hanno la casa in comodato d'uso, o l'as dentro il figlio o il genitore, come tratterete questa materia? E un'altra domanda, posso fare più di una domanda? O... Sì, nel tempo, nel tempo che fai. Un'altra domanda era, forse hai dimenticato l'area Trenitex. Sì. Volevamo sapere qualcosa di cosa sta avvenendo in quell'area. E poi volevo chiedere un'altra cosa. L'area che era destinata al depuratore del Bassone è ancora vincolata, No, non c'è più nel nuovo PGT. Ma queste erano le domande che ce ne sono molte altre. Dopo fai un altro giro, Se la segnalerai. Volevo chiedere che facciamo, le raccogliamo un po', così. Che l'autosilo di Valmolino. Sì. Non avete ancora parlato, non avete detto niente. Che non è sfruttabile. Ok, diciamo. Sono altri? E raccogliamo ancora tra quattro di domande, facciamo un 5-6 per volta. O volete le prime risposte? Ah, bellissima. Volevo chiedere, è mai possibile che chiami i vigili perché c'è una necessità, ti dicono che non hanno il mezzo disponibile per venire qui? Qui la sera, adesso col tempo buono, la piazza qui del mercato diventa un bazar che non finisce fino a tarda notte. La rete è rotta un'altra volta, il prato dentro la circoscrizione è pieno di bottiglie di lattine, ci vorrebbe una comunità, non dico 7 giorni. È stato messo la telecamera dall'altra parte che non serve a niente, non so neanche se funziona. Allora, vabbè, cominciamo a dare un po' di risposte. Ah, prego, ciao. Chiedo scusa, ma in realtà di pomeriggio è stato chiesto l'area di via Cumano, la ex stamperia di Camerlata, si sa qualcosa, perché il degrado e l'abbandono è totale. Allora, prego. Dopo basta, facciamo un primo giro, se no me ne dimentico. L'albero pino, cosa di via Giovane Italia, sopra il centro civico, avete intenzione di sistemarlo, di far qualcosa? E poi il centro civico ex, non diventerà un'altra ticosa? Che loro ci pensano, dicono una cosa di più positiva. Allora, diamo un po' dei numeri dell'IMU dell'anno scorso, così si sa anche di cosa stiamo parlando. L'anno scorso, per far quadrare il bilancio 2012, abbiamo dovuto fare un'operazione da 12 milioni e mezzo di euro, cioè mancavano 12 milioni e mezzo di euro. 3 milioni di euro sono stati recuperati con l'adeguamento dell'addizionale IRPEF. 7 milioni e 2 dalla maggiorazione dell'IMU e 2 milioni e 2 da una riduzione delle spese correnti, quindi tra l'altro 2 milioni e 2, risparmio di 2 milioni e 2 di euro in 5 mesi, abbiamo dovuto spalmarlo su solo 5 mesi, per cui è stato abbastanza complicato fare questo risparmio. Di fatto siamo riusciti a mantenere
l'obiettivo minimo, che era quello di non toccare l'aliquota base sulla prima casa e l'aliquota base per le attività produttive, per le imprese. Noi contiamo anche quest'anno di, cioè noi contiamo quest'anno di non toccare più l'IMU. Non mi sbilancio a dire se riusciamo a far qualcosa di più, anche perché è tutt'altro che chiaro se il fatto che lo Stato lasci tutto ai comuni non sia compensato da qualcos'altro. Cioè bisogna vedere se ci lascia tutta l'IMU però ci dà altri 6 milioni in meno, siamo di nuovo punto a capo. Nel 2011 i trasferimenti dello Stato erano, per il Comune di Como erano 14 milioni, nel 2012 sono stati 6 milioni 6. Quindi se ci lasciano tutta l'IMU e ci lasciano gli stessi trasferimenti, allora possiamo ragionare su mille cose. Non si sa ancora questo, non c'è ancora questa indicazione, per cui anche per quello che, nonostante i nostri impegni, questa è una delle cose che mi scoccia di più, che mi dà più fastidio, che non siamo ancora riusciti a fare il bilancio, perché purtroppo il range di oscillazioni a seconda delle scelte che fa il governo non è di 500.000 euro, sono, cioè, può esserci una variazione di 5, 10 o 15 milioni di euro, per cui non si sa, è un po' difficile costruire un bilancio con un range di oscillazione che di 10 milioni di euro su 110 in totale. Poi do sempre, quando parlo del bilancio del Comune di Como, è sempre una cosa che mi ha steso quel giorno che ho trovato il sindaco di Lugano, che adesso, visto che continuano a menarcela con gli svizzeri, tutte le volte che ci troviamo lo dico: il bilancio del Comune di Como, 85.000 abitanti complessivo, è di 110 milioni di euro. Il bilancio della Grande Lugano, che da pochi anni è diventato 62.000 abitanti, quindi tre quarti di Como, è di 400 milioni di franchi. Allora io dico, magari anche noi italiani riusciremo, saremo capaci di asfaltare le strade se avessimo 400 milioni di franchi invece che 100. Cosa? Sì, ho capito, no? Gli stipendi, ma il bilancio comprende gli investimenti e le spese correnti. 400 milioni di franchi sono tre volte e mezza il bilancio del Comune di Como, per cui teniamo conto anche di queste cose. Forse, ma non sto parlando del Comune di Como, sto parlando dei comuni in generale e della situazione italiana in generale. Sulla Trevitex, nel piano di governo del territorio abbiamo confermato le previsioni che c'erano nell'accordo di programma che era stato stipulato, cioè che era stato avviato dalla precedente amministrazione, che prevede comunque l'unificazione degli spazi commerciali. Allora, questa è una situazione sulla quale abbiamo discusso molto anche all'interno della giunta, anche all'interno della maggioranza, anche perché per molti di noi era un percorso che aveva una storia, cioè noi abbiamo contestato negli anni le modalità con cui Esselunga, ripercorrendo una prassi che aveva già usato per il Dadone, ha utilizzato comportamenti poco lineari e poco corretti, se vogliamo. Cioè di fatto c'era nel piano urbanistico del 97, allora approvato, era previsto che si facessero due spazi commerciali ben distinti, separati da 1500 metri quadri, quello che c'è in via Varesina non sono due spazi separati, ma sono due spazi con la cassiera che corre da una parte all'altra e separati solo da un pannello di cartongesso. Quindi sicuramente non è stato facile prendere una decisione sulla scelta da fare. A noi è sembrato a un certo punto importante, comunque, a parte che andrà comunque ridefinito ancora nel dettaglio il piano, la variante urbanistica, il nuovo programma integrato di intervento. Però ci è sembrato importante arrivare a sbloccare una condizione di stallo che ormai rischiava davvero di bloccare su tutta quell'area qualsiasi ipotesi di rivitalizzazione di Camerlata. Abbiamo
l'obiettivo di investire tutte le risorse che vengono da quell'operazione in una riqualificazione vera del quartiere, quindi per quanto riguarda la mobilità del quartiere, la mobilità pedonale, la mobilità ciclabile, cioè non farci dare dei soldi e basta, ma condizionare il progetto ad una vera riqualificazione di tutto il comparto, compreso tra Piazza Camerlata, la via Pasquale Paoli e la Varesina, sino a via Lissi, tutto quel triangolo. Vediamo se ci saranno le condizioni per ottenere tutti questi interventi, però è chiaro che senza queste garanzie di riqualificazione del comparto non c'è una nostra automatica condivisione di un'operazione come quella prevista. Comunque è ancora da ricostruire, perché fin tanto che non si andrà all'approvazione definitiva del piano di governo del territorio, comunque è ferma anche quella, come tutte le altre operazioni. È ferma la via Cumano. Io dico, per un certo verso, meno male, nel senso che l'intervento previsto, lo so, lì è conciata, però non so se è meglio quello che devono fare. Purtroppo lì da... Ricorda i presenti che c'è già stato un morto. Sì, quello che è entrato 2 anni fa a rubare rame, sì, mi ricordo. Non è piacevole abitare in una via di quel tipo. No, certo, quello però... Dovuto al degrado e... Certo, quello però appartiene... Cioè il degrado dovrebbe essere... No, deve essere... Prolunghi questa situazione, non è necessariamente meglio così. No, è meglio così se questo può portare a una ridefinizione di quel progetto, che se lo ricordate è quello delle 5 torri da 32 metri, che francamente non sta né in cielo né in terra, non è un caso che sia fermo, perché probabilmente non ha le gambe per andare. Se proponessero un intervento, cioè intanto teoricamente erano in grado di cominciare in qualsiasi momento, perché il piano era approvato, per cui al di là del fatto che adesso ci sia il blocco, però loro appena sbloccata la situazione, o anche nel ottobre, novembre, settembre dell'anno scorso, potevano tranquillamente iniziare. Io mi auguro che lo stallo possa portare a una rivalutazione di quel piano attuativo e... No, sono nelle mani del privato, di fatto non abbiamo nessun potere di intervento se decidono di... C'è una scadenza, sembra che sono 8 anni, se non sbaglio, però non vorrei dire un numero sballato, mi sembra che da quando è approvato, mi sembra che abbiano una durata... No, è quello del... Sì, ma quello che chiedeva la signora, sì, è quello giù della stamperia di Camerlata, che quello è stato approvato nel 2011, ancora erano impegni. Sì, mi riservo di dare la durata in modo più preciso, perché non sono sicurissimo di quanto passa prima di scadere. Sì, no, prima la storia dei vigili e dei controlli. Allora, dovete sapere che quando siamo arrivati, e purtroppo fino ad oggi è ancora così, ma stiamo riorganizzando, anche incontrando il comando e i funzionari, adesso dobbiamo sentire i sindacati, di riorganizzare i turni della polizia locale, nel senso che a Como non c'è servizio H24 durante le ore notturne, non c'è, per come era configurato ed è ancora configurato adesso il servizio, non c'è una pattuglia in servizio dopo la mezzanotte e fino alle 6 di mattina. Quindi questa è la situazione per come sono organizzati i turni della nostra polizia locale. C'è un progetto di riorganizzazione che è stato predisposto dalla stessa polizia locale, ci è stato presentato, l'abbiamo visto con il comandante e gli ufficiali
una quindicina di giorni fa, dovrebbe aprirsi il confronto con tutto il personale e con le forze sindacali per riavere almeno il servizio H24. Dopodiché è possibile, perché nel restante periodo nelle SLA comunque c'è una o due, no, due pattuglie in servizio, per cui può capitare che se sono impegnate in un'altra zona non siano in grado di venire qui. Evidente che questo è un problema per tutti e bisogna cercare di avere una maggiore disponibilità e presenza sul territorio della polizia locale. Non si potrà arrivare comunque ad avere, che so io, tre o quattro pattuglie in giro e sempre disponibili. Però la possibilità di migliorare rispetto ad adesso c'è tutta e cercheremo nel più breve tempo possibile, io mi auguro prima dell'estate, di avere almeno questo servizio, anche perché poi durante l'estate sappiamo benissimo che questi problemi si accentuano. Allora, l'autosilo della Valmolini. No, ci tengo a dirlo perché stanno girando delle leggende metropolitane. Allora, che non sia sfruttato per quel che può essere è evidente, che aver fatto l'autosilo e l'anno dopo aver spostato l'ospedale non è stata una scelta geniale. Da qui a dire che ci costa 400.000 euro all'anno e che bisognerebbe chiuderlo ce ne corre, innanzitutto perché non è vero. Allora, si può essere dell'idea di chiudere l'autosilo, si può essere dell'idea di lasciarlo aperto, tutte opinioni legittime, ma i numeri vanno dati giusti. Allora, l'autosilo è gestito da CSU. Innanzitutto, gli introiti rispetto al 2011, nel 2012 sono cresciuti del 25%, adesso sono circa 130.000 euro contro i 105-108 del 2008. Le uscite sono scese del 15% e sono di 310.000 euro, quindi la differenza è di 180. Tra le uscite però ci sono anche i 130.000 euro che CSU paga al comune per l'affitto, quindi in realtà il disavanzo, se lo gestisse direttamente il comune o se non ci fosse questo noleggio, è di 50.000 euro, sicuramente non sta guadagnando. Però quello che perde è 50.000 euro all'anno. Se teniamo conto che nelle spese comunque ci sono 90.000 euro di personale, comunque diciamo, il personale sarà personale che il giorno dopo CSU lascia a casa o il personale che CSU impiega da te? Se 90.000 euro di personale vengono comunque mantenute, ci costa già di più chiuderlo che non tenerlo aperto, perché passiamo subito in negativo. Detto questo, non sta funzionando sicuramente la grande e secondo me innanzitutto la cittadella sanitaria pian pianino viene avanti, diversi servizi almeno l'azienda ospedaliera li ha rimessi in funzione, l'ASL è molto in ritardo, però se anche l'ASL si mette di buona lena e comincia a portare su dei servizi diventa più facile utilizzarlo. In più io spero sempre che man mano con gli interventi viabilistici che verranno fatti e anche di potenziamento del trasporto pubblico possiamo pian pianino anche cambiare mentalità, per cui soprattutto per i pendolari che vengono da fuori devono lasciare la macchina tutto il giorno a Como, possa diventare pian pianino un'idea di convenienza e di opportunità lasciare la macchina lì.